che il senatore Laura. Preliminarmente chiamo anche sempre che della presenza della telecamera delle imprese audiovisive con l'unico limite di non riprendere il conto degli imputati, come autorizzato tempo addietro. Il pubblico ministero è presente in persona del dottor Sergio Bettigno, imputati dalla tesi Natale, difeso dall'avvocato Luigi Palomba, presente, no, assente, e dall'avvocato Teresa Cesarano, presente, anche in sostituzione dell'avvocato Palomba. Presente della pratica forense adesso a fine del giorno. Presente tutta salvo risposto. Va bene, vediamo. Sannino, allora mi date conferma del collegamento per Dantesi Natale e dell'assenza di impedimenti? Buongiorno signor Presidente, do atto della presenza del Dantesi Natale, nato a Torre del Greco, Napoli, il 29/11/1981. Si dà inoltre atto che non ci sono impedimenti tra il sottoscritto e l'imputato e che allo stesso sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Grazie. Sannino Antonio, presente, buongiorno, difeso dall'avvocato Luigi Palomba, assente, e dall'avvocato Giuseppe Riccini, presente. Romello Pasquale, presente, difeso dall'avvocato Valerio De Maio. Ringrazio per lei. Per la parte civile escludo Giovanni, per escludo Giovanna Barbaro Mario e Barone Agnese. Barbaro Agnese è un errore di battitura, è presente l'avvocato Antonio Cardiello. Va bene. Allora, prima di oggi veniva per la discussione del pubblico ministero partecipe per la chiusura della formale della istruttoria dibattimentale. Prego. Sì, Presidente, la ringrazio. Presidente, così come anticipato nel corso dell'udienza scorsa, che era quella del 1 giugno 2017, il difensore si era in quella data riservato una produzione documentale perché non la avevo disponibile, ma avevo disponibile il cartaceo. Si tratta in particolare di un estratto dalla Presidente. Prego. Ho avvicinato io il microfono, presente. Forse ah, ecco, forse mia, adesso si sente meglio? Una mia defaianza. Sì, grazie. Sì, allora ci si riservava la produzione di un estratto della comunicazione di notizie di reato numero 131 del 54 del 2 giugno 2015 relativa proprio alla denuncia in stato libertà a carico di Dantesi Natale e tutte per il reato di reato di omicidio, laddove per esattezza alla pagina 152 emerge il fermo tra gli altri, perché ho estratto ovviamente tutti i fermi per consentire alla Corte di effettuare una valutazione quanto più ampia possibile, il fermo verificato in data 5 aprile del 2009 del imputato Spronello con Scanapicolo Nicola, che avrebbe dovuto essere il soggetto obiettivo della quale secondo le dichiarazioni di alcuni dei collaboratori. Produco questa sì, sì, aveva già dato il penalità il consenso all'acquisizione la volta scorsa. La ringrazio. Sempre per il tema di acquisizione, la Corte deve sciogliere la riserva sulla richiesta del pubblico ministero di acquisire il verbale delle dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare in sede di convalida al CIP, delle dichiarazioni rese sempre da Spronello, dall'imputato Spronello. E la Corte, sciogliendo la riserva, rilevato che come la giurisprudenza della Corte di Cassazione successiva alla sentenza 197 del 2009 della Corte Costituzionale, e specificamente le pronunce
legge numero 42.449 del 2009, 19.618 del 2014, 50.435 del 2015, le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini con le modalità indicate dall'articolo 503, commi 5 e 6 del codice di procedura penale ed utilizzate in sede di contestazione sono acquisite agli atti e saranno oggetto di valutazione probatoria. Sì, Presidente, poi volevo completare la produzione documentale, oltre appunto al verbale di interrogatorio che è stato acquisito con l'ordinanza odierna, risposto una serie di sentenze che riguardano sia gli imputati, sia il clan Ascione Papale, sia i collaboratori di giustizia con una concessione dell'articolo 8 sullo supporto informatico. L'elenco a parte, definitive, sì. Diciamo, per quelle sono irrevocabili. Sì, per quelle irrevocabili l'abbiamo specificato, per quelle non irrevocabili ovviamente come semplice documento. E poi ho previsto delle altre parti. Per completare la produzione documentale vi è l'elenco dei controlli tra gli imputati che erano allegati, controlli di polizia giudiziaria che erano allegati all'informativa, che concernono sia gli attuali imputati, sia l'imputato che è stato già giudicato con il rito abbreviato per dare conto appunto dei controlli ai quali sono stati sottoposti. La difesa? Anche questo documento, l'accordo per le altre parti, la parte civile è lo stesso, se ne dispone l'acquisizione. Quindi possiamo dichiarare chiusa l'istruttoria dibattimentale e dare la parola al pubblico ministero per la sua istruttoria. Prima che inizi, le altre parti, parte civile o difesa, che hanno intenzione di chiedere la trascrizione, vogliono la trascrizione della repositoria? No. Va bene, quindi la sola registrazione. Va bene, prego pubblico ministero. Sì. Io normalmente diciamo, nelle conclusioni che rassegno non sono mai provvisto, cerco appunto però di riassumere quelli che sono tutti gli elementi emersi nel dibattimento, dando conto di eventuali distrasie o comunque anche di tutto quanto può essere oggetto della valutazione dello giudice, quindi della Corte. Il materiale probatorio in questione può essere, a mio avviso, diviso a seconda appunto delle modalità e dei tempi di indagine, perché da un lato abbiamo le indagini che sono state eseguite nell'immediatezza da parte della polizia giudiziaria e poi c'è tutto un materiale che è stato acquisito nel tempo con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Comincio a fare riferimento alle indagini di polizia giudiziaria che si sono mosse sul giudice piano, un primo piano che è appunto poi della tenenza dei carabinieri di Ercolano, che è intervenuta immediatamente sul posto, un secondo piano che riguarda poi indagini di sistema che erano in corso in Ercolano ma anche nei territori limitrofi condotte dalla compagnia di Torre del Verbo e che riguardavano quindi essenzialmente intercettazioni telefoniche che poi vedremo saranno rilevanti in questo processo, ma la cui rilevanza sarà compresa soltanto grazie al contributo dei collaboratori di giustizia e in particolare di Madonna Antonella. E da questo punto di vista poi nel ripercorrere il contenuto della dichiarazione di Madonna Antonella cercherò appunto di evidenziare i passaggi nei quali questa dichiarazione viene a coincidere con le risultanze delle intercettazioni.
Quindi questo è lo schema che seguirò. Le prime indagini di polizia giudiziaria sono appunto indagini condotte dalla tenenza dei carabinieri del Colan che intervengono sul posto. Lo scenario nel quale si inquadra l'omicidio è quello che poi emerge anche dalla produzione delle sentenze che ho prodotto, che ho fatto acquisire stamattina, perché si tratta di un episodio che per le modalità dell'omicidio, per quello che viene rinvenuto sulla scena dell'omicidio, viene subito inserito dai riferenti nell'ambito della guerra di Camorra che era in corso nel Colano, che veniva contrapposte due associazioni, quella appunto del Villa Iacomino e quella degli Ascione Papale. Il sopralluogo che è effettuato dalla polizia giudiziaria, dalla tenenza di Ercolano, dal medico legale, dà conto immediatamente di una serie di elementi. La vittima viene trovata a bordo di una macchina, sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Quindi è una dinamica che proprio per le modalità di esecuzione di questo omicidio è immediatamente ricollegata dagli inquirenti ad una matrice camorristica. Ma accanto, diciamo, a questo elemento appunto della matrice camorristica vi è un altro elemento che possiamo dire che è dissonante rispetto al contesto nel quale è da inquadrare l'episodio, perché si tratta della vittima che immediatamente viene indicata sin dalle prime indagini di polizia giudiziaria come soggetto che non facente parte di clan camorristici. Lo confermano le indagini TG, lo confermano anche le dichiarazioni che vengono assunte nell'immediatezza dei fatti. E si tratta in sostanza, secondo quello che è emerso all'inizio dalla prima attività di indagine, di un errore che è stato fatto, perché in questa guerra di Camorra, come è capito anche per altri episodi, viene ammazzata una persona innocente che con questa guerra tra bande opposte che si contendevano il predominio nel territorio di Ercolano viene a cadere appunto un soggetto che con collegamenti con la criminalità non ne ha sotto nessun aspetto. Lo dichiarano i testi che vengono sentiti, ed è presente in particolare una persona, il teste Angelico Nicola, che abbiamo sentito in udienza, che stava assieme alla vittima, che ricorda appunto le fasi concitate dell'agguato non riesce comunque a fornire nessuna indicazione che è utile per lo sviluppo delle indagini. Ma dicevo, i due elementi che emergono immediatamente già da questa dalle prime prove che vengono acquisite sono appunto che il soggetto che è stato ucciso risulta vittima di un agguato premeditato, perché questo emerge dallo scenario che è descritto dal sopralluogo e soprattutto, dicevo appunto, della matrice camorristica dell'agguato. Questo quindi è il primo livello di attività di indagine, ma è un secondo livello che ho definito di sistema, perché è l'attività di indagine che sui gruppi criminali che si contendevano il predominio nel territorio di Ercolano stava conducendo la compagnia di Torre del Greco. E vi sono delle intercettazioni di particolare rilevanza che riguardano proprio il giorno stesso dell'omicidio, e sono intercettazioni che sono relative alle utenze di Dantese, alle utenze di Spagnolo e all'utenza di La Pietra, che è una donna appunto che era all'epoca legata sentimentalmente allo Spagnolo. Vi sono poi accanto a queste intercettazioni anche le cartografie che abbiamo acquisito, dalle quali è possibile ricostruire lo spostamento dei soggetti che sono legati in qualche modo all'omicidio. Sulle intercettazioni, che hanno un ruolo sicuramente importante e direi poi di riscontro alla credibilità di quello che dicono i collaboratori, di quello che dice
Madonna Antonella, da dire che nel test di polizia giudiziaria escusso ci ha consentito di riferire le utenze ai soggetti che sono coinvolti in questa attività. Non vi sono dubbi sul riconoscimento vocale, sulla riferibilità delle utenze in questione ai soggetti che vengono di volta in volta indicati. Dicevo quindi della successiva acquisizione poi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, perché poi le intercettazioni acquisiranno un particolare rilievo proprio grazie al contributo che forniranno collaboratori di giustizia che sono stati sentiti in questo processo e che sono tutti intrani al clan gruppo Dantese, nell'ambito del quale è maturato il proposito, quindi l'intento omicidio. E in particolare, quindi dicevo, emerge in relazione alla vittima, che non è soggetto, non è persona legata al clan, quindi insomma, si tratta di un errore nell'esecuzione dell'azione criminosa. Dall'altro poi è un altro passaggio importante nell'ambito di queste indagini che è definito di sistema condotte dalla compagnia di Torre del Greco, perché il giorno dopo l'omicidio vengono eseguite una serie di misure nei confronti di soggetti che appartengono al clan avverso rispetto a quello a cui è attribuibile, poi lo vedremo per quale motivo, l'omicidio in questione. E questo elemento è importante perché lo ritroviamo con le intercettazioni ed è oggetto di commento proprio nelle intercettazioni. Si tratta di una misura che viene eseguita nei confronti di vari componenti del clan Bill. Per quanto riguarda diciamo, gli imputati, quindi i soggetti che sono stati tratti a giudizio, il materiale probatorio che è stato acquisito, le sentenze, diverse di queste irrevocabili, i controlli di polizia giudiziaria danno un quadro sicuramente netto, chiaro della personalità di questi soggetti. Dantese Natale è capo del gruppo appunto, che da lui era diretto, è il marito di Madonna Antonella, che poi diventerà collaboratrice di giustizia. Dantese Natale quindi ha un ruolo sicuramente di spicco nell'ambito del clan di Cioni, assieme poi all'epoca a Montella Ciro e a Papale Pinto. Sannino Antonio, altro soggetto che è imputato in questo processo, risulta sulla base di atti giudiziari che sono stati prodotti, sulla base dei controlli di polizia giudiziaria, soggetto che è affiliato al clan Ascione Papale, risulta già condannato per 416 bis. E qui, come dicevo appunto all'inizio, io sempre molta importanza a quello che viene riferito dagli imputati, li abbiamo sentiti in udienza. E qui per esempio Sannino Antonio ha riferito in udienza di una sua amicizia con Spronello, di una pregressa conoscenza con Dantese e di una conoscenza avuta soltanto in carcere con uno Spagnolo. Ma sono tutti elementi, chiaramente l'imputato può dire quello che vuole, però insomma sono tutti elementi che vengono smentiti non solo dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia in ordine all'impieno inserimento del soggetto nel clan e quindi ai rapporti di colleganza anche con gli altri imputati, ma viene smentito dal materiale probatorio, dai documenti, quindi dalle sentenze irrevocabili che sono agli atti. Lo stesso discorso vale per Spronello Pasquale, che risulta imparentato con un'altra famiglia lavoristica, cioè con i papale, risulta affiliato al clan Ascione Papale, anche lui condannato per 416 bis. E questo qui però la linea che è stata adottata dall'imputato Spronello è la medesima del Sannino. Si cerca di sminuire il rapporto di colleganza, si dice sì, vabbè, amicizia solo con Sannino, dirà Spronello, parlerà di una conoscenza solo in carcere con Dantese e Spagnolo, ancora dirà di non conoscere nessuno dei collaboratori di giustizia, ma i collaboratori di giustizia che sono stati sentiti in questo processo sono tutti soggetti in cranio, al cranio, quindi dicono di conoscere dal punto di vista criminale gli attuali imputati. Ed è evidente, per quanto proveniva a riscontro delle dichiarazioni collaboratori di giustizia, che non si tratta quindi di una
rapporto di amicizia occasionale e quindi di una frequentazione occasionale, quindi di una amicizia al di fuori dei rapporti criminali, ma si tratta di collegamenti che avevano questi soggetti dal punto di vista criminale proprio nella zona di Vircolà. Del resto poi sono stati interrogati, imputati anche su eventuali rapporti con i collaboratori di giustizia, hanno detto sì, di conoscere, ma comunque è stato negato, è stata negata l'esistenza di occasioni nelle quali potesse nascere un diverbio o insomma un motivo di astio, di rancore nei loro confronti da parte dei collaboratori di giustizia. Quindi non si vede per quale motivo il collaboratore di giustizia abbiamo dovuto calunniare in mancanza di elementi di segni contrari i soggetti che sono stati tratti a giudizio. Ed ancora poi l'altro elemento che è stato introdotto appunto dalla difesa dello stranello, abbiamo acquisito stamattina l'informativa alla quale faceva riferimento la difesa. Si tratta di rapporti di famiglia, lo ha detto anche lo Spronello in sede di esame, ha parlato di rapporti di famiglia con i Savino e di Scannapiero, che erano poi diciamo, quelle che sono le vittime designate di questo omicidio. E dall'esistenza di questo rapporto di amicizia, di conoscenza, dal fatto che si frequentavano, come risulta dal controllo che è stato acquisito, se ne dovrebbe desumere l'estraneità dello Spronello all'azione omicidiaria, perché dice lo conosceva, quindi non aveva interesse, lo frequentava, non aveva interesse ad ammazzarlo, non avrebbe mai ammazzato. Ma diciamo non ci dobbiamo muovere in quella che è la logica comune nostra, ma è nella logica che dobbiamo entrare, nella logica camorristica, perché voglio dire, anche se qualche mese prima si frequentava o si conoscevano, certo questo non costituisce impedimento poi alla partecipazione ad un'azione omicidiaria che si veniva a compiere per conto del clan avverso rispetto a quello a cui appartenevano i soggetti con i quali si sarebbe stato questo rapporto di amicizia, cioè Savino e Scannapiero. Del resto poi l'interrogatorio di Spronello che è stato acquisito dà conto dell'esatto contrario, perché nell'interrogatorio di garanzia, specifica domanda di eventuali rapporti di conoscenza proprio con quelle che erano le vittime designate, l'imputato dichiarerà di non conoscerli affatto. Oggi invece si potrebbe dire c'era un rapporto di amicizia, quindi non avrebbe mai partecipato l'imputato ad un'azione omicidiaria nei confronti di questi soggetti, di quelle che erano le vittime originariamente designate. Ed ancora poi per completare diciamo, l'inquadramento soggettivo, quindi la personalità degli imputati, che è poi lo Spagnolo, anche questo descritto come soggetto fedelissimo di Dantese, è stato già giudicato in abbreviato, e si vedrà poi come sia rilevante questo rapporto di fedeltà con Dantese, perché lo si vedeva negli spostamenti che Dantese Natale farà subito dopo l'omicidio. Diciamo poi dei collaboratori di giustizia, della rilevanza di questo contributo, perché si tratta di tutti i soggetti che sono entrati al clan Ascione Papale. Per tutti è stata riconosciuta la chiamata speciale dell'articolo 8, quindi la rilevanza del contributo che hanno fornito in generale alle indagini. Ora certo questo non comporta automaticamente l'attendibilità delle loro dichiarazioni in questo processo, ma è certo un elemento importante dal quale partire, ma vedremo che le dichiarazioni sono tutte convergenti in ordine alla responsabilità degli imputati riguardo all'omicidio che è in contestazione. In particolare poi, e sarà il collaboratore di giustizia al quale farò riferimento in via principale, Madonna Antonella, che ha conoscenza di molti dettagli rilevanti proprio in conseguenza proprio del suo rapporto di coniugio con Dantese Natale. E proprio per questo rapporto con Dantese Natale ha conoscenza di molte particolari rilevanti per che riguarda non solo l'omicidio in questione, ma in generale
il clan, del quale poi lei, una volta arrestato il marito, ha diretto le vendite, sia pure con breve tempo, venendo anche condannata al 416 bis. Nelle sentenze prodotte ho già detto. Faccio un breve riferimento agli scontri di polizia giudiziaria in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Li ho raggruppati perché un primo riscontro è stato acquisito riguardo ai periodi di codetenzione. In particolare è stato chiesto appunto se effettivamente Capasso e Gaudino, perché Gaudino è uno dei soggetti che dice di aver appreso le dinamiche dell'omicidio dal Capasso, dice di averli preso in carcere, e risulta una relazione che è stata acquisita della polizia penitenziaria, da cui risulta appunto confermato questo dato della codetenzione, quindi della possibilità di apprendere direttamente dalla voce di altro soggetto quanto si era verificato con l'agguato nel quale poi rimaneva vittima il barbaro. Poi vi sono degli accertamenti che sono stati eseguiti sulle autovetture, che pure hanno una rilevanza notevole in questo processo, perché l'errore del quale si parla è un errore che è generato dalla presenza della vittima in rapporto di una auto Swift che poi appunto verrà sequestrata, e che è dello stesso tipo di quella a bordo della quale si sarebbe dovuto trovare Savino Ciro con Scannapieno proprio il giorno in cui viene ucciso il barbaro. Si tratta di due auto che sono uguali come modello, ne differiscono semplicemente per il colore, perché l'auto a bordo della quale si trova la vittima era di colore grigio, l'auto che era in uso al Savino Ciro, ma che era uno dei reggenti del clan Villa, il clan adesso appunto a Iascione Papale, era intestata a Scognamiglio Giuseppina, moglie del Savino Ciro. L'elemento che dovrebbe, secondo quanto asserito dalla difesa, minare questa tesi dell'accusa, è che il veicolo in questione, quello appunto in uso al Savino, sarebbe stato venduto il 31 marzo 2009, è stato quindi qualche mese prima rispetto al giorno dell'omicidio, ma si tratta di un passaggio che è meramente formale, cioè che poi questa macchina fosse effettivamente nella disponibilità di quello che, in base ad un cronologico che è stato prodotto, ne era l'intestatario formale, per dire, non c'è nessun elemento per affermarlo. Al contrario, poi abbiamo tutta un'altra serie di elementi, dichiarazioni, fonti appunto dichiarative, dalle quali emerge che questa macchina invece era rimasta in uso comunque alla famiglia Savino, e proprio per questa uguaglianza dei modelli si è dato luogo all'errore al quale ho fatto prima riferimento, al quale rimarrà vittima il barbaro. Poi altre due macchine rilevano questa vicenda: si tratta dell'auto Fiat 600 che era in uso di donna Antonella. Infatti la donna Antonella dirà che lo spostamento che lei farà con il marito subito dopo l'omicidio sarà a bordo della sua Fiat 600. Ed ancora poi vi è un'altra autovettura Mercedes classe A, che era nella disponibilità di un'altra donna, la Pietra, che è la fidanzata dello spagnolo. E appunto nelle dichiarazioni, a un certo punto, rese la Madonna, risulterà uno spostamento, un accompagnamento fatto dalle due donne a bordo di questa macchina. Ebbene, dagli accertamenti di polizia giudiziaria risulta che all'epoca queste altre due macchine, cioè la Fiat 600 e la Mercedes, erano nella disponibilità delle donne alle quali ho fatto riferimento.
Quindi nella, questi sono gli elementi che emergono dalle indagini, quindi dicevo del primo livello, quello dell'immediatezza, carenza del quale, quello indagine di sistema, della compagnia editore del vero. Vi sono però i contributi fondamentali che sono forniti dai collaboratori di giustizia. Io prenderò in esame in particolare Madonna Antonella, abbinando le sue dichiarazioni a quelle che sono le risultanze delle intercettazioni. È stata fatta perizia, trascrittiva, quindi abbiamo acquisito una serie di elementi che a mio avviso devono essere letti in modo combinato con le affermazioni di Madonna Antonella, che al di là poi dell'incrocio che si deve fare necessario con le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, è proprio da quanto accertato dalle indagini PG e dall'attività captativa che emerge sicuramente la piena attendibilità di queste dichiarazioni e soprattutto il fatto che trovino un immediato riscontro da attività tecniche. Ho già detto sulla personalità di Madonna Antonella, vi sono le sentenze che poi potranno essere esaminate, quindi è già stata riconosciuta alla donna l'articolo 8 della penale speciale per i collaboratori di giustizia, è stata condannata per 416 bis, cioè è una donna che prima a fianco del marito, ma poi anche successivamente si è sempre interessata di fatti di camorra, ne era ben addentro. Ed è una donna che pur in presenza del marito ha detto no, io partecipavo, assistevo anche alle riunioni che si facevano a casa mia, a casa mia, quindi non veniva emarginata, ma comunque vedeva persone, sentiva cose. E in particolare quindi queste dichiarazioni di Madonna Antonella, che costituiscono il nucleo essenziale del processo, trovano due grandi riscontri: quelle delle altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma quelle le vedremo dopo, e poi quello che emerge dalle intercettazioni, dalle cartografie che sono state acquisite e che in base alle quali è possibile seguire proprio lo spostamento fisico dell'autovettura a bordo della quale si trovava la Cantesi spagnola e la donna Antonella, fino poi al spostamento da Ercolano a Scafati. Madonna Antonella dà subito conferma di quella che era stata l'intuizione investigativa, ma più che intuizione poi possiamo dire era una convinzione che emergeva dai primi elementi acquisiti, proprio dalla dinamica dell'omicidio e dalle dichiarazioni acquisite dalle persone informate sui fatti, che pur non potendo riferire nulla in ordine alla dinamica dell'omicidio, hanno però detto no, comunque la vittima era un bravo ragazzo, non aveva alcun collegamento con la criminalità organizzata. Ebbene, Madonna Antonella questo ci dice sulla vittima, dice si è trattata di una eliminazione per errore, parla chiaramente di un errore, la vittima era una brava persona, non faceva parte di alcun gruppo criminale. Questo sulla vittima, gli obiettivi della guardia, gli obiettivi erano appunto Salino Cino, con Scannavigolo Nicola, e anche la donna Antonella, come pure gli altri collaboratori di giustizia, per giustificare appunto questo errore che era stato commesso nella fase esecutiva, fanno riferimento a questa autovettura Suzuki Swift, che era dello stesso tipo di quella che era guidata quindi dalla vittima e quella appunto che era delle divertimenza della vittima designata. E in particolare le fonti di conoscenza alle quali attinge Madonna Antonella, perché Madonna Antonella non ha partecipato all'agguato, quindi non è un soggetto che risponde di questo omicidio, ma sono fonti di conoscenza che sono sicuramente qualificate, perché lei riferisce non solo per le dichiarazioni che ha preso nell'immediatezza dagli autori del reato, quindi non da terzi estranei alla vicenda, ma è anche fonte, è addirittura fonte diretta per quello che ha visto lei direttamente e non solo per quello che le è stato raccontato. E infatti quello che Madonna Antonella sente direttamente lo sente nell'autovettura che è la Fiat 600, a bordo della quale poi si spostano con il marito e con Spagnolo, si spostano verso Scafati. E in particolare
Presidenza, Dantese Natale, l'abbiamo sentito nell'interrogatorio, Dantese Natale dice no, ma io il 13 novembre non sono mai andato a Scafati, né ci è andata a mia moglie. Stiamo restando che appunto l'imputato può dire quello che vuole, però diciamo, la dichiarazione di Madonna Antonella lo smentisce, ma soprattutto a smentirlo sono le cartografie che sono state acquisite. Madonna Antonella è precisa proprio innanzitutto sui mandanti dell'omicidio, perché ci dice che il mandante è non solo il marito Dantese Natale, ma fa riferimento anche a un altro soggetto, ma appunto di Suarino Natale, che non è imputato in questo processo. Dice però l'organizzazione è partita da mio marito, cioè la va per scontate, quindi ci dice non solo che il marito è il mandante di questo omicidio, ma ci dice anche che l'omicidio era stato predisposto, ma del resto questo emerge dalla dinamica che è ricostruita dagli accertamenti di PG e che trova conferma anche nelle risultanze dell'esame autoptico. Ed è questo, diciamo, un elemento sicuramente rilevante per ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione. Si tratta quindi di un omicidio che era stato organizzato prima e che non viene deciso in modo estemporaneo. E ancora poi sui soggetti che sono coinvolti nella vicenda, Madonna Antonella dà la conferma di quello che emerge già dagli atti giudiziali, quindi che Spagnolo faceva parte del gruppo Dantese, che era stipendiato a settimana dal gruppo, mentre gli altri soggetti imputati in questa vicenda comunque erano, uno abbiamo visto è stato giudicato che l'abbrigato, in ogni caso facevano parte del gruppo degli Ascioni, quindi dei papali. Ancora a dare ulteriore conferma del collegamento associativo, dirà sullo Spagnolo che Madonna Antonella, che dopo l'arresto la famiglia di Spagnolo era mantenuta economicamente dal clan, quindi questo è proprio per condurre la vicenda e anche i soggetti, i personaggi che si muovono in questa vicenda alla matrice camorristica della quale parlavo. Madonna Antonella però prima del trasferimento verso Scafati ci parla di quello che è successo immediatamente subito dopo l'omicidio commesso ad Ercolano, perché lei dice appunto che stava diciamo non a casa sua ma vicino, stava la palata, dice di aver sentito appunto colpi d'arma da fuoco, aver sentito l'intervento delle sirene, quindi dei carabinieri o delle polizie, di essersi precipitata verso il canalone, verso casa sua, dove pensava stesse appunto il marito, proprio perché lei diceva io ho sempre avuto timore che dovesse succedere qualcosa a mio marito. Dantese probabilmente già sapeva che qualcosa non era andato bene, o comunque, no, perché dice vatti a informare, vedi bene che hanno ucciso, perché il fatto che ci fosse stato un errore nell'esecuzione della guardia, che comunque diciamo, la vittima non era uno dei soggetti criminali ben noti in Ercolano, era una luce che era girata immediatamente. Dantese comunque dice alla moglie vai a vedere che cosa è successo, vedi e chi è stato ucciso. Quindi questo primo colloquio che ricorda Madonna Antonella, certo non si riferisce ad una sorpresa del Dantese nel fatto che fosse avvenuta un'azione criminale, perché l'azione criminale era ben preordinata da quello che dagli elementi appunto che sono emersi nel processo, ma Dantese Natale probabilmente ha già saputo o comunque vuole che si accerti se effettivamente sono stati eliminati i soggetti che erano le vittime designate di questo omicidio, o se invece appunto come poi si verificherà è successo altro. Allora Antonella appunto si accerta di questo, cioè torna a casa, uno riferisce di questi spostamenti e a casa trova lo Spagnolo e chiede al soggetto che abbiamo visto faceva parte del gruppo, prendeva ordini dal Dantese Natale, che di lì era uomo di fiducia, e dal Suarino Natale.
ma che poi, diciamo, Dantese Natale, perché questo colloquio, diciamo, potrebbe, eventualmente in generale, qualche Dantese Natale non che fosse estraneo a questa vicenda, è smentito poi dalle intercettazioni che erano in corso, perché nella perizia che è agli atti vi è un primo contatto telefonico che è antecedente a questo colloquio di Madonna Antonella con Dantese Natale, perché poco prima di mezzogiorno, il 13 novembre, Dantese Natale, che parla con Spagnolo, che appunto è uno dei killer, e che si interessa, dice: ma dove stai? Perché non vieni? Sto preoccupato. Dice: ma devo venire con la motocicletta? No, vieni con la macchina. E infatti poi andrà con la macchina, perché Spagnolo è stato detto veniva di solito accompagnato dalla birra, dalla fidanzata, che poi ritornava a scafate, perché Spagnolo arriva da scafate. E infatti Dantese Natale, parlando con Spagnolo, dice: no, perché sto in pensiero, è mezzogiorno e non ti vedo venire. Ah no, adesso vengo con la macchina, lì della Spagnolo. E l'omicidio appunto è del primo pomeriggio e delle 11. Dantese invece cosa ci dice? Perché nell'esame, insomma, gli ho chiesto, dice: ma come mai questa preoccupazione? Dice Dantese: temevo per l'incolumità di Spagnolo, che era fidanzato con una ragazza che prima si frequentava con un detenuto, quindi pensavo che potesse essere picchiato per questa sua relazione. Questa è la giustificazione che ci viene fornita da Dantese Natale, ma al di là della illogicità, perché insomma dovrebbe essere stato in contatto quasi continuo telefonico per dire: ma ti hanno picchiato, che è successo qualcosa. Tutto questo non emerge. Nella lettura che ne dà l'ufficio della procura, diciamo, questo è il contatto iniziale di immediatezza, poco prima dell'omicidio, perché appunto Spagnolo era uno dei soggetti designati quale killer per commettere questo omicidio. E Dantese Natale, che è perfettamente consapevole dell'azione delittuosa, lo sollecita a trovarsi, ad andare appunto a Ercolano. E poi vi sono, diciamo, anche le cartografie che danno conferma di questi spostamenti, perché vi è una cartografia che segnala la presenza di Spagnolo in Ercolano alle ore 13.06 a via 4 novembre, che abbiamo chiesto alla polizia giudiziaria, proprio vicinissimo a quello in cui poi verrà consumato l'omicidio. Vi è ancora una cartografia, la cartografia numero 9, che segnala la presenza di una pietra in Ercolano alle ore 12.52, ma si giustifica appunto col fatto, abbiamo sentito la telefonata, dice Spagnolo: vengo con la macchina, perché verrà accompagnato con la macchina, perciò c'è questa presenza anche della pietra ad Ercolano intorno alle 13. Cartografia numero 10, vi è allegato 10 dell'informativa, è stata acquisita, viene segnalata la presenza di una pietra scafati alle ore 13.23, perché accompagnerà la fidanzata lo Spagnolo e poi farà ritorno a Scafati. Il Spagnolo è pronto per la sua azione omicidiale assieme ai suoi complici. Altra cartografia, che è indicata col numero 11, segnala la presenza di Dantese e quella di Spagnolo, questo dato è importante, in Ercolano alle ore 14.52 per uno e alle ore 14.49. Entrambi sono segnalati per la via 4 novembre, cioè nella stessa cella di aggancio. Continua, diciamo, la cronaca dell'omicidio, perché appunto Spagnolo si porterà si incontra anche con Dantese, ma sicuramente se non si è visto prima ma si è sentito telefonicamente si incontrerà dopo, perché ce lo dice Madonna Antonella. Poi da questo momento quindi ci troviamo più o meno, diciamo, nell'imminenza dell'omicidio, l'utenza di Dantese non sarà più raggiungibile fino al 20 novembre 2009. Ora, quindi a distanza di 30 giorni dall'omicidio.
l'elemento ha un suo significato se lo si riconduce appunto a quella che la, era un'abitudine della Dalmese per quanto accertato in altri processi, quello appunto di crearsi subito un alibi, cercare di non essere subito raggiunto dalla polizia giudiziaria. Lo è maggiormente rilevante nell'ottica camorristica perché nell'imminenza dell'omicidio viene spento anche il cellulare per evitare di essere in qualche modo localizzato. Manuel Antonella ci parla quindi di questa fuga perché si tratta di vera e propria fuga. L'unica sbavatura nella deposizione di Manuel Antonella è sull'orario, perché dice no, non siamo partiti subito, parla, ma la fuga avviene nell'immediatezza, perché diciamo, è logico che sia così, subito dopo l'omicidio, subito dopo che appunto Manuel Antonella si è accertato di quello che gli ha commissionato il marito. Ed è una fuga che appunto viene fatta verso Scafati, che fa Dantese Natale col suo uomo di fiducia, con Spagnolo, e vanno a casa della Pietra Maria, che è la fidanzata di Spagnolo, quindi si spostano marito e moglie da quella che era il luogo dove era avvenuto l'omicidio. Lo spostamento viene descritto da Madonna Antonella a bordo della Fiat 600, che effettivamente all'epoca era nella sua disponibilità. E ancora Madonna Antonella riferisce delle dinamiche dell'omicidio, perché l'omicidio viene commentato subito dopo la sua consumazione in macchina dal Dantese e dallo Spagnolo. E in particolare si viene detto in macchina che il killer appunto è stato Spagnolo, che Sanino portava il motorino, ma comunque motorino, killer, insomma sono i due soggetti che sono stati delegati all'esecuzione di questo omicidio. Ed ancora l'altro elemento che emerge nell'immediatezza è che Spronello era il soggetto incaricato di fare, si dice appunto, la specchiettista, cioè appunto di avvisare i killer della presenza della vittima, e che la vittima era stata uccisa per un errore dello specchiettista, perché si parla subito dell'errore di Spronello. Si commenta addirittura Spronello era sul posto, si dice, con un bambino, probabilmente lo teneva appunto per non destare sospetti da parte delle forze dell'ordine, ma comunque secondo quello che dicono Dantese e Spagnolo in macchina, e che viene percepito da Madonna Antonella, si tratta appunto dei soggetti, marito, vediamo un mandato dell'omicidio, l'altro uno degli esecutori, Sannino e l'altro soggetto che ha partecipato, Spronello e lo specchiettista. Quindi già abbiamo il quadro dei soggetti coinvolti in questo omicidio. Però che la dichiarazione poi di Madonna Antonella sia confermata emerge da un'altra cartografia che è stata acquisita, perché da questa cartografia, designata con l'allegato 12, emerge che l'utenza di Spagnolo si sposta, perché Madonna Antonella parla di questa fuga verso Scafati. In effetti, alle ore 15:19 San Giorgio a Cremano, l'utenza di Spagnolo, che sta appunto con Dantese e Madonna Antonella, 15:48 Torre del Greco, 16:03 Scafati. È quello che ci racconta Madonna Antonella nella dichiarazione resa in chiesa. Dalle 22:23 l'utenza di Spagnolo, come quella di Dantese, ma Dantese aveva spento il cellulare già da prima, non sarà più raggiungibile fino al 7 dicembre. Ma diciamo, la vicenda non termina con questa fuga, perché si verificano degli altri episodi, tutti ugualmente rilevanti, perché una volta giunti a Scafati, dopo un poco arriva Sannino, altro soggetto che è coinvolto nell'omicidio. Qui Madonna Antonella, perciò dicevo, Madonna Antonella non ci dice solo quello che ha sentito dagli altri, no? Sono soggetti coinvolti nell'azione criminosa, ma vede anche quello che succede nella casa di la Pietra Maria Rosaria, perché Spagnolo reclama la retribuzione per il compenso per questa azione omicidiaria. Dantese lo paga con una cifra che è quella di 800 euro,
perché si dice appunto hai sbagliato, insomma non era la persona che dovevi eliminare. E infatti Spagnolo si lamenta, e coloro a cui assiste Madonna Antonella, e dice perché non erano quelli, i fatti erano stato pattuito un compenso di 5.000 euro. Ma insomma Dantese Natale dice espressamente che devi accontentare, perché la persona non era quella che dovevamo uccidere, quindi prendi 800 euro e finisce qui. Madonna Antonella poi parla di un ulteriore accadimento nella serata. Dice che Madonna, appunto lei stessa e la pietra, accompagnano Sannino, che abbiamo visto era sopraggiunto a casa della sorella a Torre del Greco, con la macchina della pietra. Qui anche quest'altro aspetto trova conferma nella perizia che è stata fatta, perché ci sono anche problemi che riguardano questa macchina, e per esempio nella perizia a pagina 5 c'è la pietra Maria Rosaria che parla con il cognato, perché ha problemi appunto con la sua autovettura. Ed effettivamente poi, come dichiarato da Madonna Antonella, una sorella di Sannino abita a Torre del Greco, dove appunto Madonna Antonella dice di aver accompagnato il Sannino assieme alla pietra Maria Rosaria. Poi le due donne ritornano a Scafati, perché così è stato predisposto, perché lì trascorreranno la notte. Dice Madonna Antonella, e dà una giustificazione senz'altro plausibile, ma era per evitare un controllo di polizia giudiziaria, perché qua non è che è il solo Dantese Natale a spostarsi, si sposta appunto con Madonna Antonella, quindi sono marito e moglie che si allontanano da casa, e potrebbero averlo fatto appunto per questo caso, abbiamo visto, per l'intenzione appunto di sottrarsi alle ricerche di polizia giudiziaria, ma ovviamente poteva apparire come uno spostamento qualsiasi, come una gita o una visita apparente. In realtà diciamo, questo spostamento a Scafati ha una ragione, ed è che la casa di Scafati, dove appunto abitava la pietra, non era ancora nota agli clienti, quello che ci dice Madonna Antonella, e quindi era un posto che era ritenuto sicuro come rifugio proprio per evitare nell'immediatezza controlli da parte della polizia giudiziaria. Poi, questa è diciamo, un'altra fase del racconto di Madonna Antonella. Madonna Antonella ci parla del rientro che fa a Ercolano la mattina successiva, ma rientra da sola, non rientra con il marito Dantese, che rimane ancora a Scafati, e Dantese rimane a Scafati con lo Spagnolo. E vi sono anche qui le conferme a quello che racconta la donna Antonella nella perizia che agli atti, perché per esempio alla pagina 7 vi è questo appunto è Madonna Antonella che fa riferimento a queste circostanze, dice ma me lo vuoi passare un secondo per piacere, insomma ha necessità di parlare con il marito, e poi gli dice vi accendi la tre, vedi se l'antenna funziona bene. Pure questo aspetto di Rai 3 o altro è un elemento che ritornerà dopo, perché c'è un interesse a sentire anche notizie che sono relative ad un'azione di polizia giudiziaria che stava facendo la compagnia Vittorio del Greco. Altro elemento è confermato poi a pagina nella dottrina a pagina 10 della perizia, è sempre Madonna Antonella, quindi non vi sono dei riferimenti appunto al fatto che il marito non è presente con lei. E altrettanto poi a pagina 12 della perizia è una telefonata sempre di Madonna Antonella del 14 novembre, qui che parla per esempio con il marito, Dantese appunto dice fatti accompagnare qua, dai vieni, perché il marito è rimasto effettivamente a Scafati,
E cioè è la donna che dice fatti accompagnare, poi il marito dice no, sto solamente io, quindi non mi possono accompagnare. Comunque è evidente da queste telefonate che le due, Dantesa e Madonna Antonella, sono in luoghi diversi, così come detto dalla Madonna Antonella in sede di dichiarazione. Dantesi tornerà dopo qualche giorno a casa a Ercolano e infatti poi Madonna Antonella dirà che il giorno dopo l'omicidio si saprà in TV dell'arresto di Savino e infatti Madonna Antonella vi dice di guardare la TV, ma il passaggio l'abbiamo visto agli atti. E, altro elemento particolare è che conferma poi che l'omicidio era stato preordinato, che c'era un compenso e che si era verificato un errore, e lo riferisce Madonna Antonella con riferimento all'incontro che ha a casa di Suarino Natale, perché vanno da Suarino Natale Dantese riferisce al Suarino delle lamentele di Spagnolo, perché lo Spagnolo appunto a Scafati ha detto 800 euro sono pochi, voi me ne dovevate dare 5.000. Quindi Dantese dice guarda, ma questo vuole il saldo, perché dice al Suarino che degli 800 euro non si accontenta. Ma anche qui Suarino farà le stesse considerazioni che aveva fatto Dantese, cioè dice ma questo ha sbagliato, quindi cosa va provando, che si prende le 800 euro e finisce qui. Ma quindi anche questo colloquio a cui assiste Madonna Antonella conferma che l'omicidio era premeditato, che c'era tutta un'organizzazione a monte, addirittura ha previsto un compenso e che poi diciamo, era andata in modo diverso da come programmato, con l'eliminazione di una persona assolutamente innocente. Ma ulteriori riscontri al racconto di Madonna Antonella derivano da altri passaggi che sono contenuti nella perizia. Riguardano delle telefonate di Dantese e Natale, perché Dantese abbiamo sentito in udienza, cioè Madonna Antonella non è l'unica donna della sua vita, parla anche con donne con le quali intratteneva relazioni. E a pagina 14 della perizia vi è la telefonata che intercorre tra Dantese e Prudente Ilaria. E in particolare la donna si lamenta, dice non ti sei fatto sentire per due giorni, Dantese dice no, ma io sto capiato, cioè, non... perché è evidente che il disappunto per l'insuccesso dell'azione criminale. E questo colloquio si inserisce ad avviso della procura nell'ambito appunto dell'errore che era stato fatto nell'esecuzione del delitto, quindi nel fatto che c'era poco da festeggiare, ma perché era stato sbagliato l'obiettivo, non era stato eliminato il capo della fazione avversa. Dantese riconduce questo, l'abbiamo sentito in udienza, alla questione che tra la Pinone e Madonna Antonella vi fossero dei litigi, ma ovviamente proprio tutto il contesto che non ci consente di ritenere credibile quello che ha affermato in udienza l'imputato. Altrettanto emerge dalla telefonata ulteriore, sempre della Dantese, questa è riportata a pagina 20 della perizia, con il Pirone Emanuela. Si parla ancora, dice, ma avete fatto festa grande, perché si pensa appunto ai festeggiamenti per l'eliminazione dei rivali, ma in realtà, dice Dantese Natale, io ho festeggiato per un'altra cosa, non festeggio sulle disgrazie. Qui il riferimento, a mio avviso, è evidente al fatto che il festeggiamento c'è stato per l'arresto che è avvenuto di Savino Ciro e degli altri del clan Villa. Non festeggio sulle altre cose, perché giustamente Dantese dice qua è stato eliminato un soggetto innocente, quindi non abbiamo nulla da festeggiare.
La spiegazione che ci è stata resa in udienza, i festeggiamenti per compleanno, battesimi non meglio precisati, ma è evidente che tutte queste telefonate, comprendo comunque non è numeroso, lette nel loro insieme, si ricollegano tutte a questa vicenda, quindi alla eliminazione di un soggetto che appunto non aveva alcun legame con la Camorra. Già diciamo, questa lettura combinata delle dichiarazioni della donna Antonella con le risultanze degli atti di polizia giudiziaria, con le intercettazioni, secondo me già è sufficiente per inserire gli imputati, che oggi dovete inquadrarli come sicuramente responsabili dell'azione omicidiaria che è contestata. Però vi è tutta una serie di materiale probatorio che in ogni caso ha il suo rilievo e che ricorderò solo, solo brevemente. Voglio dire che in primo luogo quello che ritengo diciamo non particolarmente rilevante, perché sono notizie che diciamo, definiamo diciamo, di terza mano, sono le dichiarazioni rese da Esposito Andrea. Esposito Andrea è un collaboratore comunque inserito nel clan Ascione Papà. Parla di questo omicidio, ma è un derelato, quindi cioè, ho appreso queste notizie da Icchio Claudio in un periodo di libertà a distanza di 7-8 mesi dall'episodio omicidiario. Ma oltre che a riferire appunto dell'errore che è stato fatto, altro, Esposito Andrea dice di aver saputo da Icchio che gli esecutori erano Spagnolo e Francato Ivan, che effettivamente non c'entra nulla in questa vicenda, il secondo Francato. Quindi si tratta di una dicevo, di dichiarazioni di terza mano che poco hanno rilievo ai fini della individualizzazione dei responsabili, ma che comunque consentono senz'altro sempre di inquadrare l'azione omicidiaria nella matrice caratteristica alla quale ho fatto riferimento e nell'errore nella individuazione della nell'individuazione della vittima. E quindi messo da parte la dichiarazione di Esposito Andrea, che diciamo è sicuramente poi anche la meno dettagliata, le altre invece sono sicuramente da avvalorano la costruzione che la ricostruzione che è fatta da Madonna Antonella. Vi è Capasso Giuseppe. Capasso Giuseppe, che il curriculum della Capasso Giuseppe, il curriculum criminale è di tutto rilievo, risulta dagli atti che abbiamo acquisito. È soggetto quindi intraneo al clan Ascione Papale e per dire a disposizione direttamente dal Dantese, è un killer quindi del clan e anche lui è stato riconosciuto all'articolo 8 quindi in precedenti processi. La fonte di conoscenza del Capasso Giuseppe è derelato, ma è un derelato di tutto rilievo perché le informazioni le ha da parte di Spagnolo, che è uno dei soggetti che è coinvolto nella vicenda e che è stato già condannato. In particolare Cavazzo dice di aver appreso queste circostanze in carcere, a secondo piano, sesta sezione, da anche un inquadramento dal punto di vista temporale. Questo ci risulta confermato dalle relazioni che abbiamo acquisito della polizia penitenziaria. Si tratta di un soggetto che Capasso già conosceva proprio perché facevano parte del clan. Racconta Capasso anche le circostanze nelle quali ha preso di questa vicenda, perché ha detto stavano facevamo i processi assieme, ma noi siamo stati anche detenuti assieme, quindi avevamo modo di parlare. E a un certo punto dice Capasso, ho visto Spronello, volevo parlare perché insomma il soggetto che faceva parte anche del clan Spagnolo mi disse di no, dice sto un po' litigato con lui, questo gli dice Spagnolo, perché faceva lo specchietto e ha fatto ammazzare un bravo ragazzo, quindi si riferisce ha fatto ammazzare un bravo ragazzo, si tratta appunto del barbaro, lo specchietto e il ruolo che aveva
diventa lo strumento, come riferito appunto dagli altri, dai collaboratori. E ancora però dice Cavasso che Spagnolo era andato a sparare insieme a Sannino Antonio che guidava, e appunto anche questo è confermato, conferma Madonna Antonella, dice che per colpa appunto dello specchiettista uccisero il barbaro e non invece il Savino che era la vittima designata, e poi colloca il Sannino e lo Spronello nell'ambito appunto del canone del quale lui era partecipe. Riferisce Cavasso anche a conferma dell'individuazione del mandante del domicilio che Natale Suarino aveva promesso 5.000 euro per questo omicidio, per l'omicidio del Savino, infatti di 5.000 euro parlerà anche Madonna Antonella. Ed ancora dice che era presente quando c'è stato il mandato omicidiario, anche Dantese Natale, è quello che anche Madonna Antonella conferma nel suo lungo racconto. Sull'individuazione delle vittime e sul errore confermerà che si trattava dell'eliminazione di un soggetto che con questa con la vicenda criminale, con le vicende criminali di Ercolano nulla aveva a che fare. Poi Gaudino Ciro è l'altro soggetto che è rilevante a riscontro delle dichiarazioni di Madonna Antonella. Gaudino Ciro è sicuramente criminale di spessore, è cugino di Montella Ciro, reggente appunto di Juan Montella, quindi insomma è il killer del clan, è un soggetto che è ben addentro alle vicende criminali di Ercolano e del suo clan, quindi sia per il ruolo rilevante che ha nell'ambito dello stesso, sia poi per i rapporti di parentela che ha con il Montella Ciro. Ha ricostruito il Gaudino un po' quello che è stata la sua carriera criminale, però anche la sua conoscenza della vicenda è particolarmente importante, perché è un altro soggetto che si trova nell'immediatezza dei fatti, perché dice Gaudino: io normalmente lavoravo a Firenze, poi il fine settimana scendevo perché se c'era da fare qualche omicidio io ero pronto. E infatti lui dice: il giorno dell'omicidio io sto facendo rientro da Firenze a Ercolano, perché si dovevano commettere degli omicidi e danni di vita, perché era quello diciamo uno degli obiettivi principali di Bertrand Ascione. L'omicidio in questione, l'omicidio oggetto di questo processo, era avvenuto da poco. Infatti Gaudino dice che insomma c'era già un momento di polizia. Sulla vittima Gaudino confermerà quello che è già emerso dalle indagini e dalle dichiarazioni degli altri collaboratori. Dice Gaudino: si è trattato di un omicidio sbagliato, cioè c'è stato l'errore di persona. Dice anche che lo specchiettista ha rovinato tutto, perché era il soggetto deputato a chiamare, dare avviso ai killer, che aveva sbagliato ad individuare la vittima. E ancora nell'immediatezza dice Gaudino: mi dicono hanno ucciso un bravo ragazzo, Salvatore del cantante, quello che tiene la suite. Sono cose che Gaudino sente subito. Si reca sul posto, cerca di vedere qualcosa, dice: ho visto questa suite parcheggiata vicino a un muro ed era la stessa utilitaria che era utilizzata da Savino Ciro. Ed è quindi un elemento che ci fornisce Gaudino, non perché l'ha saputo altri, ma perché l'ha visto direttamente. Poi sull'omicidio, sui soggetti coinvolti, il derivato di Gaudino è composito, perché lui ha parlato con varie persone di questa vicenda. E in primo luogo ha parlato con Montella Ciro, con il cugino che era il capo del sottogruppo Montella. Ne ha parlato subito dopo l'omicidio e qui Montella gli dice: hanno ucciso. Montella era convinto che avessero ucciso Savino Ciro, dice: perché guarda, hanno ucciso Savino Ciro. Invece Gaudino dice: guarda, che hanno sbagliato, non è Savino Ciro, ma hanno ucciso un'altra persona. Ed ancora Montella gli dice, perché Montella è uno dei capi, quindi sa bene che questa azione era stata ordinata necessariamente da uno dei capi del clan, e dice: Natale già sapeva tutto, hanno preparato tutto, quindi riconduce sicuramente l'omicidio
al Dantese. E ancora poi sugli esecutori dice il Montella, dice di Gavino di aver saputo appunto dal Montella che sicuramente c'era Sannino Antonio tra gli esecutori, anche se poi il parlano di altro soggetto come conducente del motorino che in realtà non è stato mai identificato. Ma il paragrafo di condizioni di Gaudino si arricchisce ulteriormente perché dopo qualche giorno parla con Dantese Natale dell'omicidio. E in sostanza insomma conferma cioè, perché poi Dantese Natale non si fece vedere l'immediatezza, quindi il fatto che lui si era allontanato da Ercolano. E in pratica in quello che apprende da Dantese Natale, Gaudino in sostanza confermerà che il movente era quello appunto, la matrice era sicuramente quella caudistica, l'eliminazione dell'avversario di uno dei vertici del clan avverso, e il Dantese confermerà di essere appunto il mandante di questo omicidio. Ma il bagaglio cognitivo appunto va si arricchisce di ulteriori particolari perché anche da Sannino Antonio, che è un altro dei soggetti coinvolti in questo omicidio, quindi altro membro del clan, il Gaudino prenderà ulteriori circostanze e dice di aver parlato con il Sannino una quindicina di giorni dopo l'omicidio, nel corso di uno dei frequenti appostamenti che il clan Scioglio Papale faceva per eliminare i membri del clan avversario. E in particolare confermerà di aver appreso dal Sannino che era stato appunto uno degli esecutori dell'omicidio. E apprenderà ancora dal Sannino che diciamo, l'errore nella individuazione della vittima e quindi nella nominazione del barbaro era stato determinato appunto dal sbaglio dello specchiettista. Altro elemento emesso poi in udienza è quanto apprende Gaudino da Spagnolo, perché poi dopo i 180 giorni canonici per le dichiarazioni da rendere al pubblico ministero, Gaudino ha un po' spiegato diciamo, lo stato emotivo nel quale restava, ha detto mi sono ricordato e ha inviato appunto una lettera alla procura, ha detto di aver scritto che insieme a Sannino c'era anche Spagnolo Vincenzo e che dopo l'omicidio era scappato a scavare. La lettera quindi riguarda Spagnolo, soggetto che non è imputato in questo processo ma che è stato già condannato proprio sulla base di queste precisazioni rese dal anche sulla base di queste precisazioni rese dal Gaudino. E dirà un elemento che trova conferma in tutto quel materiale che il probatorio passato da segno, cioè era poi scappato lo Spagnolo a scappare. Ancora ha detto che era stato lo Spagnolo a sparare ed era il Sannino che guidava il motociclo, ma che comunque entrambi avevano pistole indosso. E in particolare poi ha dichiarato appunto che di conoscere bene questi soggetti coinvolti nella vicenda. Spagnolo ha detto poi ancora Gaudino di averlo incontrato successivamente a Scafato con una ragazza e Spagnolo appunto gli disse nell'occasione mi hanno fatto fare il guaio e se ne sono lavate le mani, se ne sono usciti con quattro bilocchi. E diciamo è quello che emerge dai colloqui costruiti appunto da Madonna Antonella relativi a questa vicenda che riguardano appunto il compenso che era rivendicato appunto dai figli. Quindi diciamo il materiale probatorio è questo, sulle chiamate in realtà non mi dilungo perché ho detto che sono tutti soggetti credibili, valutati già credibili in altri processi. In questo processo
le dichiarazioni convergono in ordine al ruolo di tutti e tre, di tutti e tre gli imputati. E in particolare non abbiamo nessun, i dati sono stati ascoltati, nessuno ha detto il collaboratore mi odiava per questo motivo, non abbiamo motivo di ritenere che si tratta di dichiarazioni calunniose nei confronti degli imputati. Del resto poi anche l'attività captativa conferma in pieno la ricostruzione fatta da Madonna Antonella, ma anche quella che fanno, sia pure venerato, gli altri collaboratori di giustizia. E poi, andando ad incrociare il materiale dichiarativo che ha acquisito, si vedrà che ognuno di questi imputati è indicato quale partecipe a questa vicenda da vari collaboratori, quindi non c'è una sola chiamata in non c'è una sola chiamata in realtà, ma ne sono varie, e in ogni caso non si tratta di chiamate che si sovrappongono tra di loro, perché il ruolo di, il ruolo dei vari partecipi è spiegato con, tra l'altro, con una dovizia di particolari da distinti collaboratori. Quindi abbiamo sempre perlomeno due collaboratori che individuano gli imputati come responsabili dell'azione omicidiaria con esatta indicazione del ruolo, e la presenza di almeno due, ma in alcuni casi per alcuni soggetti sono anche più di due, chiamate in identità, e il materiale probatorio, l'attività intercettiva che è stata da me analizzata, consentono di arrivare poi ad una sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati. Faccio soltanto due precisazioni in ordine all'aspetto, che comunque non sono secondari. Sulla premeditazione della vicenda ho già detto che questo emergeva insomma già dalle prime indagini, proprio per la dinamica dei agguati, un numero di posto di sparato, poi, ma c'è stato confermato anche dalla presenza appunto dello specchiettista, il soggetto che appunto avrebbe dovuto avvisare il killer della presenza della vittima. Quindi si tratta di un piano che era stato sicuramente già organizzato prima, non è una decisione estemporanea che portò a questo omicidio. Del resto poi la decisione era già stata presa prima, lo dicono appunto dei collaboratori. Si tratta poi dell'eliminazione di uno dei capi del clan avverso, quindi decisione che nell'ottica in generale della Camorra, dei processi di Camorra, è evidente che non è una decisione che può essere presa dai semplici soldati del gruppo, è una decisione che coinvolge il vertice del gruppo ed è una decisione che va presa prima e che appunto non può essere assunta invece all'incluso. Questo sulla premeditazione. Sulla matrice camorristica ho detto già che questa emergeva dai primi accertamenti, emergeva poi da tutto quanto hanno riferito i collaboratori, e a mio avviso è presente sia nell'aspetto oggettivo, quindi nel metodo che è stato seguito, sia nella finalità, perché la finalità era quella del sopravvento che un clan voleva prendere sull'altro, con l'eliminazione fisica di uno dei vertici del clan avversario. La premeditazione è perfettamente compatibile poi con quello che ha accertato essere un errore di persone, perché il fatto che nell'esecuzione si sia eliminato poi una vittima per l'altra, un soggetto per un altro, non fa venire meno l'elemento soggettivo e in particolare questo grado sicuramente intenso di dolore che la premeditazione. Si tratta di un elemento che quindi va riconosciuto sussistere in questa vicenda, e del resto sul punto parte la conclusa giurisprudenza della Cassazione, ma articoli 60 e 82 del codice penale non consentono dubbi al riguardo.
l'unica richiesta assolutoria che farò riguarda l'arma, perché dalle indagini di polizia giudiziaria e una richiesta di assoluzione parziale è emerso che l'arma non venne rinvenuta. È contestata nel capo di imputazione sul DP la detenzione e porto di un'arma con matricola brasa. In realtà noi sappiamo soltanto che è un'arma calibro 9 o un calibro 9 che hanno sparato, ma non si tratta di non abbiamo prova che sia che l'arma, la pistola che sta usata è essere quindi matricola brasa. Pertanto concludo con le seguenti richieste di condanna. Quindi condanna per tutti gli imputati. Scusa, ma sì, cioè, 323. Sì. Sì, sì, 323. Capo B. 323. Sono 10, 12, 14, 323. Sì. Sì, però non sì, sì, vabbè, insomma, solo per. Allora, quindi condanna per i dati A e B. Escluso dal capo B gli articoli 3 e 23 della legge 110 del 75. Ritenuta la continuazione, ergastolo per tutti gli imputati, con isolamento diurno per mesi 12. Segni accessorie per legge. Poi capo B, limitatamente articoli 3 e 23, legge 110 e 75, assoluzione perché il fatto non sussiste. Presidente, ovviamente non mi impegnerò con una tenerò impegno con la Corte in termini di brevità di questo intervento intensivo, perché l'intervento puntuale del pubblico ministero ritengo che abbia coperto in toto quelli che sono i cedenti. Il puntuale intervento del pubblico ministero ha coperto un toto quelli che sono gli elementi di valutazione che sono stati posti alla condizione dell'onorevole Corte d'Assise all'esito dell'istruttore del partito. Mi preme per dare un senso all'intervento appunto di questo difensore in rappresentanza delle parti civili costituite che sono Scudo Giovanna, cioè la mamma, Barbara Agnese, cioè la sorella, e Barbaro Mario, ovvero il fratello del povero Barbaro Salvatore, tragicamente rimasto ucciso il 13 novembre del 2009. Dicevo, per dare un senso all'intervento di questo difensore, focalizzerò l'attenzione su un unico argomento, come dire, a supporto delle argomentazioni già spese dal pubblico ministero. In questo senso, con il permesso dell'ufficio di presidenza, mi rivolgerei in particolar modo ai giudici popolari, rappresentando agli stessi che un concetto, diciamo, di natura squisitamente giuridica, l'intero materiale probatorio, come rappresentato dal pubblico ministero, ruota, fa perno sostanzialmente intorno alle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia Madonna Antonella. E noi sappiamo, perché è una regola che ci è stata imposta dal legislatore ai sensi dell'articolo 192 e 192 terzo e quarto comma del codice di procedura penale, che le sole dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non hanno piena efficacia probatoria, questo mi sarà spiegato meglio ovviamente dai giudici toccanti, non hanno piena efficacia probatoria se non trovano adeguati riscontri estrinseci.
nel caso che ci occupa già vi rappresentava il pubblico ministero come a parere dell'ufficio di procura a cui si associa ovviamente questo difensore, quegli adeguati riscontri estrinseci possono essere individuati innanzitutto negli accertamenti di natura tecnica che sono stati esperiti in fase di indagine, soprattutto nei momenti immediatamente successivi all'efferato omicidio di Barbaro Salvatore, ma che devono essere individuati anche nelle dichiarazioni rese dagli ulteriori collaboratori di giustizia a cui ha fatto riferimento il pubblico ministero. E io brevemente cercherò di sintetizzare, di ricapitolare quelli che sono appunto i punti di convergenza fra la chiamata in realtà resa dalla collaboratrice di giustizia Madonna Antonella e quelli che sono invece i punti di convergenza che possono essere riscontrati nell'ambito delle dichiarazioni rese di volta in volta dagli altri collaboratori di giustizia. Anche questo difensore, come il pubblico ministero, ritiene di tralasciare le dichiarazioni, una valutazione puntuale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Esposito, perché come vi rappresentava il pubblico ministero, il collaboratore Esposito offre un contributo di conoscenza atteso indirettamente addirittura di terza mano. Mentre ritengo che puntuali, vari riscontri estrinseci alla chiamata in realtà resa dalla collaboratrice di giustizia Madonna Antonella possono essere individuati nelle dichiarazioni rese dagli altri due collaboratori, ovvero sia da Capasso e da Gaudinocchio. Un primo punto su cui chiedo che la eccellentissima Corte d'Assise focalizzi la propria attenzione è quello relativo al mandato. Vi è stato rappresentato come secondo l'ipotesi di accusa questo omicidio si dovesse ascrivere alla quarta guerra di Camorra che nell'arco temporale intorno all'anno 2009 interessava il territorio di Ercolano, la contrapposizione fra il clan Ascione Papale e il clan di Raiacoruta. Ma vi è qualcosa in più sul punto a parere di questo difensore? Perché sia Madonna Antonella, ciò riscontrata dal Capasso, ma collaboratore di giustizia Capasso, vi offrono un ulteriore contributo di conoscenza in più, ovvero sia rappresentano come il mandato omicidiario nello specifico sia imputabile sia a Dantese come organizzatore, ma soprattutto a Saurino Natale, che è un parente del Dantese, che aveva un particolare motivo di astio nei confronti della figura di Savino Ciglio, esponente del clan avverso, del clan di Raiacoruta. Quindi sotto questo punto di vista del mandato ascrivibile a Saurino Natale, le dichiarazioni della Madonna Antonella risultano pienamente riscontrate da quella del Capasso Giovanni. Così come l'indicazione dell'obiettivo finale, quello che doveva essere la vittima designata dell'omicidio, in tal modo organizzato e preparato nell'ambito della consorteria criminale denominata Ascione Papale, doveva essere identificato in Savino Ciglio e anche sul punto noi possiamo riscontrare una seconda convergenza fra quanto dichiarato dalla collaboratrice Madonna e quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia Gambino e Capasso. Terzo elemento di convergenza, Madonna per quanto ha preso in modo diretto o indiretto sul punto nel corso dell'intera vicenda procedimentale e processuale che ci occupa, si è lungamente dibattuto se la conoscenza rappresenta, se i contributi di conoscenza offerti dalla Madonna Antonella fossero di diretta percezione ovvero di conoscenza appunto indiretta, ma su un ulteriore punto vi è convergenza, che è quello della identificazione degli esecutori
materiali del domicilio, in quanto tanto la Madonna quanto Capasso e Gaudino identificano gli sparatori, gli esecutori materiali dell'omicidio nelle figure di Spagnolo e di Sanino Antonio. Tra l'altro, con una ulteriore circostanza che a parere di questo difensore va sottolineata, ovvero sia che sul punto, così come sugli altri momenti di riflessione sui quali solleciterò l'attenzione dell'eccellentissima Corte d'Appello, la conoscenza del fatto specifico è una conoscenza autonoma fra i vari collaboratori di giustizia, ovvero sia non si verifica quella condizione di circolarità della chiamata in reità e o corretà che potrebbe suggerire un sospetto rispetto all'affidabilità del contenuto della chiamata stessa, ma forse anche su questo punto sarà compito dei giudici togati, questa onorevole Corte d'Appello, essere più chiari di me nel rappresentare ai giudici popolari che cosa significa chiamata in corretà e circolarità della chiamata in corretà. Ulteriore elemento sul quale la chiamata in corretà della Madonna Antonella trova un momento di riscontro è quello relativo alla vicenda del pagamento, diciamo, del prezzo del servizio che Spagnolo avrebbe offerto in occasione dell'omicidio Farfalla, perché tanto la collaboratrice di giustizia Madonna, ma anche Gaudino Ciro e Capasso Giovanni convergono nel riferire questo momento di tensione che si venne a creare fra lo Spagnolo e Dantese in via mediata e Saurino Natale in via diretta, perché sostanzialmente vi era una pretesa da parte dello Spagnolo che aveva pattuito come prezzo del servizio che avrebbe offerto il pagamento di un corrispettivo pari a 5.000 euro, laddove gli vennero riconosciuti soltanto 800 euro con la giustificazione che si era verificato un errore di persona. Questo era il quarto elemento di riscontro. Quinto elemento di riscontro è quello che fa riferimento all'utilizzo, alla disponibilità della coppia Spagnolo la Pietra Maria Rosaria, fidanzata dello Spagnolo, di una Mercedes classe A, circostanza che viene riferita tanto dalla Madonna e tanto da Gaudino Ciro in modo evidentemente autonomo e che trova appunto in questi sensi un momento di riscontro. C'è poi un ulteriore momento di riscontro fra le varie chiamate in corretà. Tutti i collaboratori di giustizia, in primo luogo Madonna Antonella per aver vissuto la vicenda in modo diretto, ma anche Gaudino Ciro, fanno riferimento a questo ricovero nel momento immediatamente successivo al fatto omicidario consumato in Ercolano il 13 novembre del 2009. Dice che il ricovero presso l'abitazione della fidanzata dello Spagnolo Sina Scafati, sia del Dantese Natale sia dello Spagnolo, e della successiva sopravvenienza presso quell'abitazione del Sanino Antonio. Infine vi è l'ultimo elemento di riscontro, quello sul quale questo difensore penso che è chiamato a spendere qualche parola in più. Tutti i collaboratori di giustizia, in questo confortati anche dai testimoni privati che sono stati sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e dai testi qualificati appartenenti alle forze dell'ordine, ma devo dire sul punto anche gli imputati, hanno tutti offerto questo tipo di manifestazione di rammarico perché si era verificata quella che tecnicamente è definita un'aberrazione in corso, ovvero sia organizzato un fatto reato, questo fatto reato aveva trovato come vittima
da una persona differente da colui che era stato originariamente designato come vittima del fatto stesso. E quindi ci troviamo in questa sede al cospetto di un morto ammazzato che è una vittima innocente di camorra, secondo quella che viene, quella che è un'espressione anche molto abusata, di cui si fa un abuso probabilmente, ma che il Barbaro Salvatore fosse un soggetto estraneo a contesti, dinamiche e ambienti criminali, è un fatto che ritengo essersi acclarato, un fatto pacifico, ed è una circostanza a cui la difesa di parte civile ovviamente particolarmente tiene all'esito di questa istruttoria di qua giunta. Spero infatti che qualsiasi sia la decisione finale che la Corte prenderà all'esito di questo giudizio, nella sentenza troveremo affermata quantomeno questa verità, ovvero che il Barbaro Salvatore fosse appunto una vittima innocente della camorra. Dico questo perché nel corso degli anni, sono ormai passati circa 8 anni, quasi 8 anni dal fatto omicidiario che ha visto appunto come vittima il Barbaro Salvatore, la famiglia del Barbaro stesso si è trovata in una condizione evidentemente di disperazione e si è trovata in una condizione che pregava appunto questo difensore di manifestare anche all'eccellentissima Corte d'Assise e mi pregavano appunto di rappresentare soprattutto la esigenza che provavano i familiari di Barbaro Salvatore, quella a cui facevo riferimento prima, ovvero sia che nel momento terminativo di questo giudizio fosse affermata questa verità, ovvero sia che Barbaro, dopo a ribadirlo, Barbaro Salvatore era una persona per bene, estraneo a qualsiasi dinamica, a qualsiasi logica di carattere delinquenziale. Io, associandomi a quelle che sono le richieste del pubblico ministero, non chiedo alla Corte d'Assise di emettere una sentenza di condanna con una pena esemplare, perché ritengo che non sia questo il compito di questo difensore, non appartiene alla figura di questo difensore. So che i giudici togati però orienteranno i giudici popolari, perché sono dotati della saggezza e della competenza necessaria affinché appunto venga adottata una sentenza che faccia giustizia. E in questo senso io concludo depositando appunto conclusioni per iscritto e vado a spesa. Grazie, Avvocato. Allora, per la difesa, riusciamo, non credo che tutti e 5 possiamo discutere nella stessa udienza. Sui tempi eccessivamente la resistenza fisica. Devo proprio dare eccessivamente della resistenza fisica per proteggere. Vai alla lotta, secondo noi, come desidera lei, ma penso i 2, 3 o 3, tutti e 5 non è possibile. Allora andiamo per la discussione della difesa dell'imputato Sannino al 26 ottobre prossimo, ore 9:30, aula 115.